So, Tool fans, here we are. Yeah. James Giacomo with my Bad Religion t-shirt. Of course. Cool as hell. Ready to react to another Tool song. This time, Riding 2. And I choose Black because 10,000 days you explained to me the long the long state of health of his mother, the disease of the mother of James. So 10,000 days, Black and Black t-shirt, and here with my bass, here with my microphone, riding to, because you know, excuse me, I already reacted to Riding 2 by Tool, but it was a cover. The link that a guy sent to me was a little cool, pretty joke to me, and it was a cover. A really nice cover, but a cover. So now I need to listen the real version of Riding 2. The real version of Riding 2 by Tool. Can't wait, little Italian, and I'm back, because you know I am Italian and this is a Two Languages channel. Ragazzi, ho messo questa mattina la Bad Religion nera anche perché nera è la copertina del disco 10.000 giorni, giorni di malattia della mamma di lui, mi avete spiegato, prima della morte. E che vi volevo dire? Che non vedo l'ora di reagire a questa canzone perché avevo già reagito, ma era una cover, molto carina, ma una cover. Ora è il momento di farlo. So, you know this channel is dedicated in loving memory of my father. He was a singer, an amazing singer. Better than me, of course. And he passed away 2 years, more than 2 years ago, in 2019. So I choose this year to open this channel for him, for his memory too, so I can really understand the feelings of this guy. And the title of this record, this album, because also my father, almost 4 years of a long disease, and never healthy in his lifetime. So, you know, I feel it a lot. Ragazzi, vi dicevo, questo canale è aperto in memoria di mio padre, che è morto 2 anni e 3 mesi fa. E anche un po' di più. E anche lui ha avuto 3 anni e mezzo di malattia, quasi 4, quindi so bene cosa ha provato quest'uomo con una lunga malattia di una persona cara. E quindi mi sento molto vicino a lui. Mio padre era un cantante bravissimo, sicuramente anche meglio di me, sicuramente meglio di me. E a lui è dedicato. Andiamo alla canzone. Go! Thank you.
guys, I can't recall a lot of these songs, this song, because I listened the cover, and also if I just listen one time that cover, it is so beautiful, this melody and this song, that it is impossible to not recall. Someone of you told me it is the point of view of the devil about humanity, why Father made people that way. You know, if you know just a little bit about faith, about religion, and if you are not into fashion of Satanism every time, you have to know that, of course, the answer for a person with faith is that a child born innocent, and then every day in his lifetime, a temptation to evil by the devil. So it is weird. Ragazzi, wait a little Italian and I'm back. Ragazzi, dicevo che mi avete spiegato che questa canzone è un punto di vista, diciamo, del diavolo, no? Di Satana, rispetto a perché l'umanità è fatta in un certo modo, eccetera, perché Dio l'ha fatta così. Basta avere un minimo di conoscenze religiose che vanno al di là della Chiesa, cioè proprio di fede, di consapevolezza, per avere una risposta a questo, nel senso che si nasce tutti puri e innocenti, soprattutto innocenti, con un animo candido, sicuramente, come nell'innocenza di un bambino, che il bambino può avere delle cattiverie, buone aree fra sé, ma in generale è ingenuo, eccetera. Poi sono le tentazioni al male che ci vengono proposte proprio da entità e da spiriti maligni della sua legione, a portare le persone su una cattiva strada, a commettere il male, cosa che l'animale fa solo per istinto, l'uomo decide deliberatamente di fare o meno. Quindi è un argomento un po' particolare, è un punto di vista un po' strano che io fatico ad accettare in questo senso, ma però è molto interessante e la canzone è meravigliosa. E vi dicevo che ho riconosciuto la parte perché è talmente bella che anche se ho sentito una volta sola la cover, mi è piaciuta troppo. Go! Stop.
Ramon. So push the window for watch the part 2 with my comments and review. I don't want to stop anymore. But this is too much for the human possibility. Ragazzi, lo so che è un video in due parti e i miei commenti saranno la parte 2 e non la voglio stoppare più, ma vi volevo dire che questo è oltre le varie possibilità. This is gorgeous. Ridiculous.
push for part 2. Toccate per la parte 2. Unreal.